Capodarco di Fermo, la mattina antecedente il Gran Premio per internazionale per Under 23. Quindicesimo Gran Premio Capodarco per amatori, gara della solidarietà. Circuito è quello del Grappolo d'Oro, 250 corridori al via, record per quanto riguarda questa manifestazione, organizzazione da parte del gruppo ciclistico Capodarco, ASD Future Bike e gruppo ciclistico Melania OMM. Siamo nei pressi del monumento Fabio Casartelli, dove tra poco si osserverà un minuto di raccoglimento prima di lasciare Capodarco ad andatura controllata e andare a San Marco alle Paludi, dove alle 8.30 prenderanno il via cadetti, junior di prima, veterani di prima, gentleman di prima, 7 giri, e alle 8.35 tutta la seconda serie più super gentleman A e B, donne, questi disputeranno 5 giri. Abbiamo visto inquadrati i corridori, abbiamo visto inquadrato Giampiero Conti che questa mattina svolge il lavoro di radioinformazioni, Gaetano Gazzoli insieme a Tiappucci, insieme ad Alessandro D'Andrea e a un corridore della Melania, si tratta di Walter Basili, e ora ci muoviamo ad andatura controllata alla ricerca del chilometro zero per questo Gran Premio Capodarco Amatori, una gara molto ambita, il fatto che ci siano 250 corridori alla partenza la dice lunga sul fatto che tutti vogliono vincere a Capodarco. Lo scorso anno è stato il gruppo sportivo Studio Moda a raccogliere grandi soddisfazioni nella seconda serie con Franco Abruzzetti e nella prima con Giovanni Lattanzi. I vincitori della passata edizione sono stati proprio loro. Ci muoviamo dal monumento Fabio Casartelli, guardate il serpentone dei corridori, adesso siamo nel tratto in discesa, sempre da natura controllata, alla ricerca a San Marco alle Paludi nella zona industriale del chilometro zero. 7 giri del circuito del Grappolo d'Oro per la prima serie, 5 giri per la seconda serie. Questa è la macchina apricorsa che saluta le nostre telecamere e naturalmente tra poco ci sarà il via ufficiale. Maurizio Corradetti pronta a scattare le foto ed eccolo qui, siamo pronti, parte la prima gara, parte la prima serie. E vediamo in questo momento i corridori che prendono il via subito a forte velocità. Abbiamo visto le maglie della Petritoli Bike, le maglie di Fantini campione italiano e poi via via anche le maglie del gruppo sportivo Studio Moda. Partono i primi e subito forte andatura. Sin dall'avvio non si risparmiano i corridori per cercare qualcosa di importante. Abbiamo visto Angelo Menghini inquadrato, qui si forma un drappello di 8 unità. Poi il gruppo pronto a ricucire le maglie della Melania OMM davanti, Team Giuliadori Zeppa Bike. Insomma, corsa che si fa subito dura nel tratto pianeggiante. Tra poco saliremo a Capodarco, vediamo Melania OMM, ecco qua Giuliadori Team Zeppa Bike, corridori che provano a scattare nel tratto pianeggiante con il gruppo che però non concede spazio a nessuno in questo momento. Tutto è abbastanza difficile da inquadrare per quanto riguarda il gruppo che rimane compatto. Siamo in gara 1, naturalmente Giampaolo Busbani vincitore qui nella gara di luglio insieme a Claudio Paci del gruppo sportivo Studio Moda. Saliamo con il dorsale numero 3 Alessandro D'Andrea, siamo a 7 giri dal termine, poi c'era anche il 133 insieme ad Alessandro D'Andrea, Giordano Mattioli. I due provano ad avvantaggiarsi, il gruppo non concede spazio, siamo alle spalle adesso del gruppo con il dorsale 126, si tratta di Gianluca Ruggeri e qui siamo nel tratto pianeggiante, qui siamo nel tratto pianeggiante dove i corridori provano a fare la differenza, sempre le maglie della Melania OMM sugli scudi e qui si avvantaggia un quartetto. Ci apprestiamo a salire nuovamente a Capodarco che ha un vantaggio di circa 150-200 metri nei confronti del gruppo, gruppo che gira in questo istante. Risaliamo sulla salita per Capodarco, eccoli qui i corridori inquadrati, dorsale 136 Federico Tommasi, poi con il 187 la maglia del gruppo sportivo Studio Moda. Intanto siamo a 2 giri dal termine con l'attacco sferrato dal vincitore della passata edizione, ovvero sia Giovanni Lattanzi. Il corridore di Servigliano prova a fare la differenza nel tratto in salita, volta 2 giri dal termine per Giovanni Lattanzi, poi il gruppo, vediamo il gruppo che sta andando a fortissima andatura,
gruppo che sta andando veramente a fortissima andatura in questo momento, sembra una gara di dilettanti, e invece questi sono gli amatori, ancora le maglie della Melania OMM. Giovanni Lattanzi ci ha provato, vediamo il gruppo, siamo nel tratto pianeggiante, ancora maglie del gruppo sportivo Studio Moda, Zeppa Bike, abbiamo visto anche tante altre maglie che contraddistinguono questa gara. Il cielo intanto si fa sempre più pubbleo, non piove per il momento, ma la gara si fa molto dura. Siamo nel tratto in salita con il dorsale 67 e poi abbiamo visto con il dorsale numero 3 anche Alessandro D'Andrea. Ci muoviamo in questo tratto molto importante, ultimo giro per quanto riguarda gara 1, quella della prima serie degli amatori, con le situazioni ancora che vedi il gruppo praticamente compatto, il gruppo che non ha lasciato spazio a nessun concorrente nemmeno in questo tratto dove la velocità è veramente molto molto forte. Attenzione perché stiamo andando veramente molto forte, ancora le maglie della Melania OMM, Roberto Vallese inquadrato, e vediamo ancora il tratto pianeggiante, abitacolo Sport Club, prova ancora la sortita il gruppo sportivo Studio Moda, prova ancora ad allungare la formazione del presidente Enzo Maglianesi, ci provano anche gli alfieri della Melania OMM del presidente Fabrizio Petritoli a tentare questo allungo, dorsale 67 che prova ad allungare, e poi il gruppo però che è sempre lì pronto a tamponare ogni tipo di iniziativa. E siamo all'ultimo chilometro della gara 1 amatori, ci avviciniamo all'arrivo, vediamo con il numero 59 Alessandro Mancinelli, vediamo cosa succede, poi davanti abbiamo visto il dorsale 87, ci avviciniamo all'arrivo con Mancinelli che lancia la volata, dietro arriva anche Antonio Valletta, ci prova Alessandro Mancinelli, ciclico paro, a lanciare la volata, ci avviciniamo all'arrivo, la rimonta però è stata quella di Antonio Valletta che va a vincere Calibre Sport, al secondo posto arriva Mancinelli, al terzo Bertuola, dunque ciclico paro che deve accontentarsi della piazza d'onore in questa gara, ed eccolo qui Antonio Valletta, Calibre Sport, il corridore campano che adesso vive in Toscana, abbracciato per questa sua bellissima vittoria, ascoltiamolo ai nostri microfoni. Antonio Valletta, e la campana Antonio Valletta vince qui a Capodarco la gara di prima serie, raccontaci il finale. Il finale è stato durissimo perché c'è stata un'andatura alta negli ultimi 5 chilometri, gruppo sempre allungato in fila indiana, c'erano dei favoriti come D'Andrea, come Fantini, lo stesso D'Ascenzo, Lattanzi, diciamo che mi sono limitato un attimo a guardare questi 4-5 persone che avrebbero fatto la differenza sul finale, ho atteso fino agli ultimi 300 metri perché è uno strappo un po' ingannevole, quindi chi avesse attaccato la volata lunga l'avrebbe persa, sono riuscito a tenere un attimo a freno la smania di uscire dalle ruote e questo mi ha premiato sul finale perché sono riuscito a fare una volata in rimonta. Hanno lavorato molto Studio Moda, Melania, Team Giuliadori, Zeppa Bike, avete sfruttato un po' anche questo lavoro? È vero, abbiamo sfruttato un po' questo lavoro perché sappiamo della rivalità in casa tra la Melania e lo Studio Moda, quindi diciamo che abbiamo corso un po' a rincalzo e questo ci ha favorito sul finale. Bella vittoria, sei contento, soddisfatto, rimarrai anche nel pomeriggio per gli Under 23? Sono soddisfattissimo ovviamente, è una gara bellissima, penso di rimanere anche a vedere quella di Under 23 perché è un sogno, anche quella gara lì è importantissima, quindi bella, ci fanno sognare anche i ragazzi. Quest'anno come sta andando la tua stagione? Ma non direi male perché sto correndo molto meno rispetto agli altri anni perché sono reduce da un trasferimento, dalla Campania sono andato in Toscana, ho aperto un negozio di bici, quindi diciamo che ho rallentato un attimo i ritmi di gara, però mi posso ritenere soddisfatto perché quando si vince una gara del genere ripaga tutte le soddisfazioni. Bellissimo il quarto posto conquistato anche da Sirio Sistarelli per quanto riguarda il gruppo ciclistico Melania OMM, bella gara della formazione del presidente Fabrizio Petritoli, peccato, è mancata solo la vittoria. Dopo aver visto il successo di Antonio Valletta davanti ad Alessandro Mancinelli e ad Alessandro Bertuola, andiamo con gara 2, sempre per quanto riguarda il Gran Premio Capodarco Amatori, 5 giri del tracciato di gara, gara 2, tutta la seconda serie più Super Gentleman A e B e donne, gara molto veloce, vediamo il gruppo già impegnato sulla salita di Capodarco, voltare in questo momento, gruppo che rimane per il momento compatto, i vari tentativi che si sono susseguiti lungo il tracciato di gara non hanno dato sostegno a chi ha provato l'attacco e dunque la situazione rimane ancora molto fluida e stabile in questa gara riservata alla seconda serie. Qui al
Gran Premio Capodarco, ricordiamo, organizzazione da parte del gruppo ciclistico Capodarco SD Future Bike e gruppo ciclistico Melania OMM. C'è un tentativo adesso di un corridore, siamo nel tratto pianeggiante, c'è un tentativo di un corridore che prova a fare la differenza, portacolori del GS Studio Moda, maglia arancio per questo corridore che prova ad andare via, gruppo che come sempre però non concede spazio agli attaccanti di giornata, è subito stato ripreso, ora prova ad uscire fuori un'altra fuga in una situazione molto molto difficile, con il gruppo sempre pronto a tamponare, abbiamo visto Massimo Rinaldi inquadrato dorsale 94 e poi adesso con il dorsale 14 Delio Fiori, gruppo che rimane compatto, statale 16 Adriatica anche in gara 2, un bellissimo colpo d'occhio per quanto riguarda gli amatori nel circuito del Grappolo d'Oro a Capodarco di Fermo per la rivincita del mese di luglio, dove hanno trionfato Claudio Pace, GS Studio Moda nella seconda serie e Giampaolo Busbani, Team Giuliadori Zeppa Bike nella prima serie. Gruppo che viaggia a forte andatura, tratto pianeggiante, qualcuno prova a fuoriuscire, come sempre il gruppo però non concede tantissimo spazio, situazioni che diventano difficili da decifrare. Ora vediamo il gruppo sportivo Studio Moda che porta i suoi uomini davanti in questo tratto di discesa, anche qui un bellissimo colpo d'occhio, sono in tanti, tantissimi, abbiamo detto 250 corridori sulle strade del Grappolo d'Oro, sulle strade di Capodarco, corridori che hanno corso, tanti di loro Capodarco da dilettanti, tanti che ci tornano sempre volentieri per restare poi ad ammirare la gara per Under 23, corridori che vogliono ovviamente fare bene qui a Capodarco in qualsiasi modo. Capodarco è sempre un punto di riferimento per quanto riguarda il ciclismo nostrano, non solo per dilettanti ma anche per un movimento sempre in crescita anche tra gli amatori. Ancora scatti nel tratto pianeggiante, maglie del gruppo sportivo Studio Moda davanti al gruppo stabilimenti Vini Santa Liberata, stiamo transitando sempre nella statale 16 Adriatica in questa mattinata dove per il momento il tempo concede tregua, non c'è pioggia, saliamo ancora verso giriamo in questo momento sulla salita che porta a Capodarco, che porterà all'arrivo con il gruppo compatto in gara 2, gruppo compatto per quanto riguarda gli amatori qui a Capodarco, veramente sono in tanti, anche in questa seconda serie quasi 100 corridori non hanno voluto mancare all'appuntamento con il richiamo da parte di Gaetano Gazzoli, Adriano Spinozzi e di tutti gli amici degli amatori che a Capodarco vogliono fare bene. L'Axi oggi sta proponendo un grande spettacolo, ma lo spettacolo come sempre è quello proposto dai corridori, ora Melania OMM in testa, dorsale 71, si tratta di Francesco Jacoponi. Vediamo però che lo spazio non viene mai concesso dal gruppo che si riporta immediatamente sulla testa, gruppo che tira a forte andatura, in questo momento forte andatura, siamo nel tratto pianeggiante con il gruppo che va a recuperare un fuggitivo che sarà portato in avanscoperta precedentemente, recuperato il fuggitivo, il gruppo torna compatto. Torniamo a salire verso Capodarco, maglie della Petritoli Bike, maglie della Melania OMM e attacco adesso proposto da Mario Ceccaroni, pedale Sant'Arcangiolese, prova Mario Ceccaroni ad andare via nel primo tratto in salita, eccolo Mario Ceccaroni, dorsale numero 8, pronto a girare. La salita sembra essere il suo forte, gira in questo momento Ceccaroni. Adesso vediamo dietro cosa succede, il gruppo è vicino, è vicinissimo il gruppo. Gruppo vicino, non concede spazio neanche in questa situazione. Tiene lì a un centinaio di metri il corridore che sta provando la sortita. Nulla di fatto, possiamo dirlo, perché il gruppo anche in gara 2 si riporta e va a chiudere su tutte le fughe. Ora siamo nel tratto pianeggiante. Si rilancia l'andatura, gruppo sempre vicino, c'è chi attacca, c'è chi difende, torniamo a salire verso Capodarco e ancora l'attacco di Ceccaroni, riparte ancora lui, Mario Ceccaroni, pedale Sant'Arcangiolese, va a chiudere un corridore del gruppo sportivo Studio Moda, si porta sulla sua scia, gruppo sportivo Studio Moda, si tratta
di Giuseppe Paniccia. Siamo all'ultimo giro con la situazione ancora in piena evoluzione. Situazione in piena evoluzione, gruppo compatto all'ultimo giro di gara 2 qui nel circuito del Grappolo d'Oro a Capodarco di Fermo. Siamo nel corso dell'ultimo giro, gruppo compatto ma molto 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 allungato. Ceccheroni ci ha provato ancora, subito è arrivata la chiusura da parte del gruppo che non concede spazi. Torniamo nel tratto pianeggiante, gruppo compatto possiamo dire che occupa tutta la serie stradale, ci si studia per quella che sarà la volata finale. Ci prova adesso un portacolori della Melania OMM, dietro però tutti in fila indiana, in questo momento sono tutti in fila indiana. Francesco Iacoponi, intanto siamo sulla salita per Capodarco, sulla salita per Capodarco con i corridori che adesso cercano di fare selezione. Si è messo davanti a scandire il ritmo un corridore, poi arriva il team Giuliadori Zeppa Bike. Adesso l'andatura diventa importante per tutti coloro che ambiscono a vincere questa gara. E parte una volata lunghissima già sulla curva, vediamo i corridori che si sfilacciano. In questo momento c'è il tentativo di rimontare, volata lunghissima da parte di Fabio Giacomelli, Mister Bici Fabriano. Fabio Giacomelli, Mister Bici Fabriano, volata lunghissima la sua, va verso il traguardo finale insidiato da un portacolori dell'Abitacolo Sport Club, ma va a vincere Fabio Giacomelli. Fabio Giacomelli, Mister Bici Fabriano non si volta neanche, continua a mulinare sul rapporto, si avvicina all'arrivo conclusivo. Fabio Giacomelli, dorsale 62, Mister Bici Fabriano va a vincere la gara di seconda serie qui a Capodarco. Vittoria per Fabio Giacomelli, eccolo qui che arriva sul traguardo conclusivo in prima posizione. Arrivano poi via via tutti gli altri che vanno a chiudere la loro fatica. Tra le donne ricordiamo il successo è andato a Barbara Lancioni Somek MGK Pavis, in pratica la signora che aveva vinto la maglia rosa al Giro d'Italia Amatori. Fabio Giacometti trionfa nella gara di seconda serie a Capodarco, sei arrivato qui per la prima volta e hai sbaragliato subito il campo. Sì, è la mia prima volta a Capodarco e non conoscevo molto il percorso, mi era stato spiegato dai colleghi proprio prima della partenza. Ho cercato subito dall'inizio di capire com'era la gamba su questo percorso e tutto sembrava girare bene all'inizio, quindi è stato dura ma dall'inizio alla fine sempre abbastanza controllata. Raccontaci il finale, siete arrivati in pratica tutti insieme, eravate un po' sparpagliati ma poca roba. Allora, sul finale gli ultimi 8 km hanno provato ad andare via una fuga di 3 o 4 persone che sono stati ripresi sull'ultimo rettilineo. Poi c'è stato un forcing per cercare di prendere la salita il più avanti possibile tutti quanti e niente, all'inizio della salita mi sono trovato tra i primi 2 o 3 e all'ultimo tornante sono partito e sono riuscito a tenere il ritmo fino all'arrivo. Contento, soddisfatto, rimarrei qui anche a seguire gli Under 23 nel pomeriggio? Sicuramente sì, ne vale la pena per la loro forza, la loro bellezza. Allora, dedico questa mia prima vittoria di quest'anno alla mia famiglia che tanto mi sta dietro, in particolar modo a mia moglie Emanuela e a Matilde, la mia figlia nata 2 mesi fa, proprio ieri ha fatto 2 mesi. Grazie a tutti. Ermanno Sardini, secondo assoluto, che gara è stata, Ermanno? È stata una gara non molto difficile, speravo meglio, cioè speravo, non ho sperato di arrivare, però alla fine mi sono trovato sotto al traguardo, dico ci provo. E poi l'ho chiusa in secondo posto, l'anno scorso anche in secondo posto, quindi speriamo per il prossimo anno che sia un buon anno efficace. E ringrazio la squadra, ringrazio il presidente Fulvio Maianesi e la mia famiglia, mio figlio che mi sta guardando. Saluto quest'oggi a Capodarco Giulio Tilli per l'Abitacolo Sport Club. Che gara è stata, Giulio? Ma c'è un po' di rammarico, ho fatto molto bene, penso. Mi sarebbe piaciuto dare una soddisfazione alla mia squadra che ci sta sempre molto molto vicino, in particolare il presidente Alberto Gobbi e il patron Rosauro Paoloni. Purtroppo non ce l'ho fatta, però un buon terzo posto. Devo dire che la gara è stata bella come sempre, avvincente e oggi anche molto ma molto veloce. Barbara Lancioni trionfa tra le donne al Gran Premio Capodarco per amatori, che esperienza è stata?
sì, è una bella esperienza, era tanti anni che non partecipavo e devo dire che mi ha veramente emozionato. Ringrazio tutti e complimenti per l'organizzazione. E ricordiamo gli appuntamenti del fine settimana con il ciclismo: sabato a Rubbianello di Monterubbiano, 8° Gran Premio Valdaso, 18° Gran Premio Rubbianello, gara per la categoria Juniores che si disputerà sulla distanza di 127 km con partenza da Carassai e arrivo a Rubbianello, partenza da Carassai alle ore 14. Sempre sabato, per quanto riguarda gli amatori, organizzata dalla SCA Offida in collaborazione con la Lega Ciclismo WISP di Ascoli e Fermo, a Borgo Miriam di Offida andrà in scena il 17° trofeo Miriam, ritrovo alle ore 13.30 a Borgo Miriam in piazza Fratelli Cervi, partenza di tutta la gara, di tutte le serie a partire dalle ore 15. E concludiamo con domenica mattina, sempre a Rubbianello di Monterubbiano, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale Fermo, in collaborazione con la SC Rubbianellese, andrà in scena una gara per mountain bike sullo sterrato con partenza alle ore 9 da Rubbianello di Monterubbiano. Nuova carrozzeria Cerretani Sandro, via San Giuseppe, Sant'Elpidio a Mare. Cerretani Car, vendita auto nuove e usate multimarche. Zona Triangolo, Monte Urano. Per informazioni 0734 84 11 53 oppure info@ceretanicar.it. Cicli Baldoni, da 37 anni al servizio del ciclismo. Colnago, Bianchi, Bottecchia, per il tempo libero, Bottecchia, Bianchi, Giant, Adriatica, riparazioni di tutti i generi, Cicli Baldoni, a Porto Potenza, lungo la statale 16 Adriatica, 0733 68 63 11, oppure potete contattare Cicli Baldoni alla email ciclibaldoni@libero.it. In questo giorno appiccicoso di caucciù, sono seduto in cima a un paracadute. Per ogni vostra pubblicità o evento, Fratelli Conti a Grotta Azzolina. Mettere tutti in sicurezza e far sì che ogni manifestazione si svolga senza nessun problema e che tutto finisca in una grande festa è la nostra più grande soddisfazione. Per questo disponiamo di transenne certificate, CDS, palchi di tutte le dimensioni e amplificazioni varie. Le nostre strutture sono noleggiabili per l'allestimento di manifestazioni sportive, controlli flusso di pubblico come concerti, feste, sagre, inaugurazioni, gare sportive. Fratelli Conti è la risposta a Grotta Azzolina, in via stazione 104. Recapiti telefonici 0734 63 28 53 oppure 340 64 09 773 o ancora 340 64 09 774. Fratelli Conti, per noleggio camion a vela, paline stradali, transenne, palchi, amplificazioni, affissioni, volantinaggio, la risposta giusta è Fratelli Conti, a Grotta Azzolina in via stazione 104, www.contipubblicità.com, info@contipubblicita.com. Fratelli Conti, la risposta importante per tutte le occasioni.